La mia esperienza si basa su 20 anni e più passati in ambiente ospedaliero e 20 anni, quasi, passati sul territorio come pediatra di famiglia. Devo dire che all'interno del lavoro più bello del mondo, che è quello di andare dietro ai bambini, di curare i bambini e di seguire i bambini da quando sono piccoli fin quando sono grandi, sono due esperienze completamente differenti. Nella prima forse hai delle gratificazioni che vengono dal guarire dei bambini che stanno male, che sono malati. A volte però anche il dramma di dover seguire delle famiglie che hanno delle grandi disperazioni. Dall'altra invece poter vedere un bambino dalla sua nascita fino a quando ti saluta, 14-16 anni, ti saluta e ti dice ciao, restiamo amici. Se ci vediamo, guai a te se ti vedo fumare, gli dico. E se ci vediamo, ci salutiamo. E qui a Bigaggio io ho trovato fin dall'inizio, nel 2005, quando ho incominciato, gennaio 2005, ho trovato subito un'accoglienza straordinaria, iniziare dal sindaco, il quale mi mise a disposizione questo ambiente, che, di cui mi innamorai immediatamente, con il parco vicino, con una sala d'aspetto molto grande, che poi il sabato viene usata a volte per fare delle feste per i bambini. E questo, direi che pensare a questo mi gratifica, mi piace. Credo di essere ben voluto, anche se tutti mi considerano un burbero, rispondo con monosillabi, rispondo velocemente, però tutti sanno che quando lavoro ci metto la mia anima e credo di farlo anche bene. Mi conoscono quasi tutti e sono contento di questo. Ultimamente poi mi sono interessato anche in questo ambiente dove c'è l'ambulatorio, c'è il circo dei pensionati e mi sono interessato anche a loro, ecco quelle due sponde della vita, no? Il bambino piccolo e il nonno, il vecchio, l'anziano, quello che deve dare un senso alla sua vita, che con il termine del lavoro è un po' da ricominciare. E mi sono messo in questa nuova avventura nel direttivo del circolo dei pensionati e devo dire che mi diverte molto.